Giampiero, tu sei felice in questo momento? Sono un uomo consapevole dei miei limiti e delle mie qualità. Ma sei felice o non sei felice? Sono un uomo in pace con i miei limiti e con le mie qualità. Non mi vuoi dire se sei felice o sei infelice? Mi dici, fammi delle domande curiose e non mi rispondi. La parola, l'aggettivo felice mi sembra troppo ambizioso. Oh. Troppo ambizioso. Sereno? Sì, abbastanza. Sì. Senti, come ti poni sulle prossime elezioni che sono il 25 settembre? Dunque, innanzitutto non mi pongo come uno che ha in testa i suoi pensieri questa scadenza elettorale, questo appuntamento civile, cui io ovviamente andrò. Io non penso che la politica dei partiti possa fare in Italia troppo nel senso del peggio e sicuramente non penso che possa fare troppo nel senso del meglio. La politica dei partiti, il massimo che può fare in Italia è contribuire a tenere in piedi la baracca, perché di questo si tratta. Si tratta che la baracca italiana è pericolante, a cominciare dal fatto non irrisorio che l'Italia è il più grande debito pubblico del mondo occidentale. L'Italia è priva di materie prime, quindi dipende dalle materie prime che gli vendono, bisogna vedere a che prezzo gli altri. L'Italia sta invecchiando, la quota di italiani oltre i 60 anni sta diventando strabocchevole. In Italia i ventenni lavorano poco e male e quindi non alimentano le pensioni di questa quota di popolazione strabocchevole. Beh, insomma, devo continuare. No, ecco. Ascolta, cosa pensi del reddito di cittadinanza, visto che i ventenni non lavorano naturale poco e male? Allora, io penso che in certi casi il reddito di cittadinanza, in molti casi, abbia salvato delle famiglie dalla disperazione la più acuta. Certo. Contemporaneamente ci sono le imperfezioni, le storture, le contraddizioni. Io sto cercando una colf perché la mia colf precedente se n'è andata, liquidata regolarmente con certo. Tutto, eccetera, eccetera. E ho incontrato un paio di... dice, noi non possiamo venire a essere regolamentate come io voglio, eccetera, eccetera, perché mio marito ha il reddito di cittadinanza. La moglie piena, la botte ubriaca vorrebbero. Hai capito. E come si fa? Non è facile. Però ecco, non bisogna guardare al reddito di cittadinanza come a una cosa totalmente negativa totalmente positiva. Sono d'accordo. Al possibile va corretto. Esatto. Come si potrebbe fare? Beh, certamente è chiaro. A correggere e a controllare poi, no? No, non è semplice. Però alcune cose si possono fare. Non c'è dubbio che se uno che gode del diritto di cittadinanza lo sai che è rifiutato una o due volte dei lavori che non saranno stati i lavori meglio retribuiti al mondo, ma che erano dei lavori, beh, a quel punto il reddito di cittadinanza glielo togli. C'è poco da fare. Certo. Cioè, l'Italia non è così ricca da potersi permettere queste, diciamo, sono 12 miliardi di euro l'anno il reddito di cittadinanza. Qualcuno dice, ma non era meglio darli agli imprenditori affinché accogliessero gente che gli costava un po' meno e quindi dessero un lavoro certo. E quindi dessero un futuro? Perché chi riceve il reddito di cittadinanza non ha futuro. Sopravvive quel mese che lo prende, ma poi cosa fa? È molto complicato. Certo, era una balordaggine quella proclamata dagli allora dirigenti dei 5 Stelle, abbiamo sconfitto la povertà. La povertà non è purtroppo così facile da sconfiggere. Purtroppo no, è sempre peggio, peraltro. Insomma. Peraltro è sempre peggio. La pandemia ha portato tanti nuovi poveri, no? La pandemia ha mutilato dei lavori, ha ferito delle aziende, ha portato nuovi poveri. Beh, è tutto sotto gli occhi di tutti.
Esatto, anche perché, anche, soprattutto per noi italiani, perché siamo anche dei baci, degli abbracci, di toccarsi le mani, cioè, non ci ha colpito. Non so se questo sia stato talmente decisivo, se la maniera di essere degli italiani, che forse non è più tanto così, io non so. Sai, io fatico un po' a dire la maniera degli italiani. Gli italiani non sono un unico tipo generale applicabile al Piemonte, al Friuli Venezia Giulia, alla Liguria, alla Calabria. No, è più complicato, è più complicato. Io odio quando qualcuno mi dice, ma lei dove è nato? Dico, io sono nato in Sicilia, ma io sono italiano. Se fossi nato in Piemonte sarei italiano lo stesso, se fossi nato nelle Marche sarei italiano lo stesso. E non c'è dubbio che la ricchezza genetica della gente italiana è anch'essa unica al mondo, perché l'Italia, non dimentichiamolo, c'era Genova che prestava i denari alla corona inglese, la Repubblica di Venezia che impazzava nel mondo, Firenze e il Rinascimento italiano, eccetera, devo continuare, Napoli che è stata una capitale della cultura europea, certo, no? Piemonte che ha fatto l'unità d'Italia, dai! Dai. Dai, a proposito di questo, Piemonte, mi viene in mente una cosa, ma dove andrà a finire il calcio italiano adesso? Ma te lo dico molto serenamente. Certo. Perché secondo me il fatto di questi diritti, che per carità renderanno ricco il calcio italiano, cosiddetto i presidenti, però i ragazzi, i bambini piccoli, vedo che lo guardano con fatica. Cioè non in che è più. Senso? Cioè, perché comunque un genitore deve comprare DAZN, deve, cioè, spendere dei soldi. Però diversamente non è quella da prima. La chiave. Beh, diversamente da prima, un po' più di prima. Un po' più, di prima. Molto più di prima. Però da che cosa dipende questo fatto? Dal fatto che il giocattolo nel suo complesso è a rischio. Perché il giocattolo? Perché i conti delle società italiane non reggono più. Tant'è vero che le società italiane vengono vendute a gente che ha il petrolio o cose di questo tipo. I conti della Juventus sono drammatici, per dire, della società la più ricca d'Italia. De Laurentiis discute le 50.000 lire, i 50.000 euro con i suoi campioni insigne, se n'è andato, Mertens se ne sta andando. Il giocattolo calcio è arrivato a livelli di spesa che non hanno, insomma, non si può pagare un giocatore qualsiasi 3 miliardi di euro come se niente fosse, capisci? Sì, certo, è così, 3 miliardi magari. No, ecco, hai capito. Ho capito, sì. E quindi come se ne esce? Cioè... Non sono 3 miliardi, cioè, Ronaldo prendeva 55 milioni al mese. Al mese, sì. Ecco, Madonna. Lì è stata fatta una, tu non sai, una legge per cui i grandi campioni venivano, pagavano pochissimo di tasse, no? Sì, è stata fatta questa legge che facilita l'acquisizione di nuovi campioni, ma non c'è dubbio che, ripeto, l'espressione è adamantina, il giocattolo calcio rischia di rompersi. Il giocattolo calcio è quell'affare per cui ogni domenica in tutte le città italiane 10.000, 15.000, 50.000 italiani vanno a godersi lo sport, che è lo spettacolo il più bello al mondo. Mi diceva una volta Carmelo Bene, dice, ma vuoi mettere il teatro con il calcio? Voleva dire che il calcio era infinitamente più teatrale del teatro. Perché il teatro è quell'opera lì, Shakespeare sempre quello è, Amleto sempre quello. Ogni partita di calcio è un evento teatrale diverso da tutti gli altri. Senti, è già il secondo giro che non siamo al mondiale. Può capitare. Nello sport c'è, cioè, quando vinci. Te? Poco prima avevamo vinto un europeo. Sì, ma perché poi non abbiamo... Perché abbiamo sbagliato due rigori, molto semplice. Ah, solo per questo? Ah, per quale altro? Volevi fare un grande discorso. Ma no, guarda, io che vorrei tutto... fare un discorso di rinnovamento. Io vorrei tornare agli anni 90, quando le società vincevano in tutta Europa, eravamo primi nel ranking mondiale. Voglio ricordarti che in quei momenti l'Italia aveva ben altre capacità di spesa, il debito pubblico era infinitamente, cioè, le società italiane compravano negli anni 70 il meglio al mondo. L'Inter comprò Luisito Suarez, lo comprò dal Barcellona, e il Barcellona, con i soldi pagati da Fraizzoli, rifece lo stadio, capisci?
La Juventus comprò Omar Sivori che costava quanto un intero quartiere di Torino. Certo. Costruire un intero quartiere di Torino, ma grande, un grande, eccetera, era Sivori. Oggi le società italiane, la Juventus ha comprato Di Maria quando aveva 34 anni. Bisognava comprarlo quando ne aveva 25. Miguel Angel Di Maria, dai. Uno dei più forti però centrocampisti. Uno dei più forti al mondo. Esatto, speriamo che l'Argentina vinca il mondiale. Tu che pensi? Chi può vincere? Sai, i pronostici nel calcio valgono zero. Qualcuno avrebbe pronosticato che l'Italia vincesse il campionato europeo? No. Nessuno. Non so, però quando noi partiamo, quando se non siamo mai favoriti, partiamo e finiamo. Perché non so, perché ci uniamo, ci troviamo delle motivazioni. Quel campionato europeo è stato straordinario. Straordinario. Ma poi che è successo, scusa? Beh, poi che è successo? Che l'alchimia meravigliosa di quella squadra, di quella situazione, di quelle partite, non si è più verificata. Sì, sì, secondo te si sono montati un po' la testa? Gli infortuni? Non lo so, non credo. Valuta per esempio l'infortunio di Spinazzola. Spinazzola durante il mondiale è stato una cosa pazzesca. Durante l'europeo. Sì, è vero. Andiamo. È vero. E noi siamo riusciti a finire. Vai. La Juve vince lo scudetto quest'anno? Corna. Non ti chiedo del Torino perché sinceramente per me scendiamo quest'anno. No. Facciamo molta fatica. Ma nemmeno per idea. Dici nemmeno, di no. Ma nemmeno per idea. Il Torino starà dove è stato ultimamente, diciamo in un onesto dodicesimo posto. Sì, decimo, dodicesimo. Io capisco il tifoso del Torino, vabbè non ci sono più i tifosi del grande Torino, forse della più grande squadra italiana. Qualcuno ci sarà ancora a Corna. Corna, hai ragione. Beh, sai, gente che aveva 20 anni nel 48, insomma Sai che mi hai fatto venire un'idea? Adesso chiedo attraverso i social se c'è qualche tifoso del grande Torino. Non lo so, ripeto, uno che avesse 20 anni nel 48 vuol dire che era nato nel 28. Sì, nel 28 ci sono. Ci sarà sono, certo, ancora vivo. Ci sono dei novantenni, ma chissà che pensano di Cairo, di questo Torino. Che ma litigano non si un può po'. Rimproverare a Cairo. No, io non rimprovero niente a Cairo, te lo dico subito. Cairo ha fatto, perché ha fatto tantissimo per il Toro, tantissimo. Ha fatto tantissimo. Cairo è molto abile, perché guarda molto che abile. Cairo ha messo in piedi una televisione dal niente. Sì. Con debiti. Con debiti. Con una televisione che sta lì. Che aveva debiti. Che sta lì pazzeschi. E che ha una fisionomia. Esatto. Bene o male tiene il Corriere della Sera e adesso che si è appianata questa lite con gli americani. Ah, meno male. Il Corriere tiene il Torino. No, è molto abile. È un uomo. Io una volta gli ho fatto una battuta, non credo che lui l'abbia capita, ahimè. Hitler aveva avuto un incontro con Francisco Franco all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, cercando di convincerlo a venire dalla sua parte. Non c'era riuscita. È riuscito. Allora, quando è uscito dall'incontro con Francisco Franco, ha detto peggio che andare dal dentista, ha detto. Io ho detto, credo che trattare con Cairo sia peggio che andare dal dentista. Ma gli volevo fare un complimento, non credo che lui lo abbia capito. No, comunque perché è spinoso, però bravo, assolutamente, sono d'accordo. Comunque io la vedo bene, la Juve la vedrai bene, no, quest'anno? Speriamo. Dai, meglio dell'anno scorso. Aspettiamo il calcio giocato. Meglio, ecco, meglio dell'anno scorso. Beh, non ci vuole molto. No. Vabbè, ma siete sempre stati là, adesso... Sono d'accordo con te, io infatti non ho detto una sola parola. Esatto. Dopo 9 scudetti di seguito. Non ci si può lamentare. Dai, cambiamo argomento. Se non vince la Juve, secondo te chi potrebbe vincere? Beh, l'Inter è parafavorita, era favorita l'anno scorso, Milan... è ancora. E il Milan se la batterà. Sempre silenzio, non lo temecono mai. I pronostici non valgono niente. Ma la Roma la vedi bene quest'anno? Beh, io la vedo ha preso benissimo. 3 ottimi giocatori a lire zero. Bravissimi, no? Cambiamo argomento. Beh. Va bene, cambiamo argomento. Cosa c'è dietro l'angolo come Costanzo per chiudere? C'è un'Italia in salita, dove tutto è in salita. E dove ciascun italiano dovrebbe avere la consapevolezza che gli toccherà camminare in salita. Ecco. Pensa quanto hanno camminato in salita gli italiani come mio padre nel 45, 46, 47, quando hanno ripreso da zero. Sì. Mio padre si dimise perché era stato fascista dalla sua azienda e faceva i conti a un suo camionista in uno scantinato. Sì. E poi si è ripreso. Tutto.
Ecco, evviva. Che meraviglia, grazie mille. A voi, a voi, a voi.